Assolutamente sì, l'obiettivo non è quello di fare semplice memoria storica, ma quello che è il lavoro che è stato fatto in questi anni, sia per le iniziative, quindi dalla 70esima dei Tre Marti, alla 70esima celebrazione di Rimini a settembre dell'anno scorso, alla celebrazione di quest'anno e a tutta una serie di altre iniziative fatte nel tempo, l'obiettivo principale è proprio quello di cercare di portare ad oggi quelli che sono stati i valori della Resistenza, perché purtroppo viviamo in un paese, viviamo in un mondo dove ormai si sdogana tutto, dove di fatto quelli che erano anche dei valori portati avanti, come per esempio la lotta al razzismo, tutta una serie di concetti democratici sulla libertà dell'individuo e dell'uomo, di fatto si stanno calpestando molto in questi ultimi anni. E quindi il lavoro che si sta cercando di fare è proprio quello di partire da queste giornate portando anche tutta una serie di contenuti legati alla resistenza nel presente. E questa iniziativa, questa giornata, che in realtà è un mese, perché siamo partiti l'11 di aprile con le celebrazioni di fatto del 70esimo del 25 aprile, con la presentazione di un video sui neofascismi, quindi di fatto quello che oggi è il fascismo nel nostro paese, per poi passare alla questione di genere, al tema storico, il ruolo delle donne nella resistenza, che purtroppo è sempre passato in secondo piano. Invece le donne hanno avuto un ruolo non solamente come staffette partigiane, non solo nella resistenza civile, ma anche nella resistenza militare. E oggigiorno noi ci rendiamo conto di come anche il ruolo della donna debba essere riabilitato anche oggi, ancora oggi. Quindi di fatto il 25 aprile, questo 70esimo, ha provato a mettere assieme tutta una serie di riflessioni fatte, a partire dai giovani nel progetto di educazione alla memoria, all'interno dell'ANPI, dell'Istituto Storico, del Coordinamento Donne di Rimini, e con la famiglia Montemaggi, quindi abbiamo cercato di tenere assieme questi aspetti per poi creare queste giornate di riflessione collettiva.